Maranello era un paese di montagna, agricolo, non c'era mica industria, non c'era mica niente. Maranello c'era quattro case, c'era via Matteotti, la piazza, la via Claudia e un po' la via Giardini, non c'era niente altro. Maranello si è sviluppata. È diventato il paese della Ferrari praticamente, il posto da fare. Sempre stato innamorato della Ferrari, fin da ragazzino. Mi ricordo che da bambini facevamo i modellini di terra e li chiamavamo Marinoni, perché Marinoni era un colludatore della Ferrari, della scuderia Ferrari, che veniva a Maranello a provare le macchine su questa strada, sulla via Giardini. E siccome gli grandi dicevano andiamo a vedere Marinoni, per noi bambini Marinoni era la macchina. Facevamo queste macchinette di terra, di argilla, le cuocevamo il sole e poi dopo ci divertivamo. È chiaro, erano anni anteguerra, eravamo piccoli. Il 42-43. Ero sfuata dai colombini presso una parente di mio padre. Il commendatore voleva comprare la terra per farci la fabbrica. È stata una filastrocca un po' lunga. La terra era metà dove hanno fatto la fabbrica e metà di dietro al cavallino, al ristorante e della parte di dietro. C'era la discussione che lei voleva un prezzo e lui le voleva dare un altro. E poi il morale della favola che la terra le andava bene, gliel'ha data. Noi prendiamo la terra, però le do i soldi che lei vuole, però lei ci fa il gnocco fritto. E loro sono venuti in due, in tre, in quattro e mangiare il gnocco fritto, tutto lì. Sono entrato alla Ferrari il 18 settembre del 45. Allora la Ferrari si faceva una produzione di macchine utenze, non macchine da corso, macchine da strada. Alla Ferrari c'erano due capannoncini di 100 metri l'uno, a L. Tutta questa terra qua che vedete qua in giro era campagna. Qua c'era frumento, fieno e uva. Se guarda è cambiata, è cambiata, è cambiata, è cambiata. Molto merito va Ferrari, ma secondo me molto merito va anche tutte le altre industrie che si sono sviluppate anche grazie alla Ferrari, ma anche alle industrie ceramiche. Eravamo, io mi ricordo, dopo la guerra il comune di Maranello faceva 6-7 mila abitanti, adesso mi pare che siamo 16 mila. C'erano questi due capannoncini di 100 metri l'uno là, che c'erano dentro 78 persone allora, e Ferrari era in bolletta. Però non è mai andata a casa nessuno che gli mancasse una lira dentro la busta. Una parte o l'altra li trovava. È stato un grande e un grande. Dedicava, dicevo, tutta la sua vita alla fabbrica, dove ogni anno, ogni due anni, si vedevano i muratori ad allargare la fabbrica, ampliarla, a rimodernarla, a renderla sempre più efficiente e adeguata ai tempi. Ferrari aveva sempre in testa il pallino delle macchine da corsa. Ora un bel giorno prese un capannoncino e ci mise dentro 13 persone delle quali io ne facevo parte. Fece costruire la prima 125S, era un 1500, 12 cilindri, una potenza di 100 cavalli circa e fece la prima corsa a Piacenza. Non è stata una vittoria, la prima vittoria è stata a Roma, al Caracalle. E ha vinto Cortese secondo Farina. Fu la prima vittoria che fece la Ferrari nel 1947. Enzo Ferrari, diciamo che le gare le ha sempre viste a Maranello
per televisione con degli amici, uno era Scaglietti, il dottor Gozzi e Benzi e tutto il suo gruppetto. Si guardavano le prove lì con lui, però sempre a bocca chiusa, perché guai se si sentiva qualcosa. Poi parlare si parlava o dopo le prove o dopo la corsa. Lo spirito che aveva per le corse, cioè, era una cosa, diciamo, fantastica, nel senso che lui non stava mai fermo. Quando dopo la corsa, ma non spesso, però qualche volta capitava di arrivare primo e secondo, dicevo, ma non siamo arrivati primo e secondo e terzi, volevo arrivare anche terzo, anche se era impossibile. Con i piloti, quello di Ferrari, diciamo che l'unico che ha veramente amato è stato Villeneuve, perché lui non gli piaceva familiarizzare, perché purtroppo qualcuno veniva meno e dopo era un problema abbastanza. Ferrari vide Villeneuve in una gara a Silverstone in Inghilterra, correva con la McLaren e vide che era un pilota molto combattente, a lui le piaceva, gli sbogliò quel pilota lì. E difatti lo fece venire a Maranello a cominciare a girare a Fiorano per mettersi a fare un po' di pratica. Mi ricordo che arrivava in pista a Maranello, aveva l'elicottero già, e prima di atterrare faceva il giro della morte. Che pazzo, dicevo io. Invece per lui era una cosa normale. Ferrari non ha mai voluto un grande pilota, un campione in casa. L'ha sempre cercato un allievo, un ragazzo da tirare su. Dicevo, Ingegner, quello là forse va forte, e lui lo voleva provare. E ricordo che gli piacevano praticamente i piloti molto generosi, i piloti che spingevano sull'acceleratore, i piloti che costavano poco. Tutti hanno detto, con Villeneuve ha fatto tanta, era diventato anche molto sensibile. L'ho visto baciare Villeneuve anche, dopo l'incidente di Imola. Ma credo Ferrari non si è mai innamorato di nessuno, anche dicevano, si è detto tante volte, Ferrari piacciono le belle donne. Sì, gli piacevano le belle donne, alla sera andare a fare due chiacchiere insieme per distrarsi un po' dal lavoro. Ma Ferrari, secondo me, si è sempre innamorato solo di una cosa, non di una persona, della sua azienda, della sua fabbrica, della sua Ferrari. E per me l'ha sposata la Ferrari, questa Ferrari. Chi era il commendator Ferrari? Era un industriale che vedeva 20 anni avanti più degli altri. Subito dopo la liberazione nel 1945, subito si preoccupò di creare la mano d'opera adatta per condurre una fabbrica industriale in un paese prettamente agricolo. E istituì un corso per ragazzi che poi venivano, se promossi, assunti dalla fabbrica Ferrari. Negli anni del 63, mi pare 64, abbiamo cominciato a fare la scuola con i proventi di un libro che aveva scritto lui, Piloti che gente. E quindi abbiamo fatto questa scuola, la prima scuola nella provincia di Modena, all'infuori della Corni. Ho deciso di frequentare questa scuola per la passione dei motori che ho avuto fin da piccolo, diciamo. Questa scuola ospita ragazzi che vengono un po' da tutta Italia e decidono di venire qua per la sua vocazione motoristica. La scuola ha degli scambi culturali con vari paesi, Germania, Olanda, è una collaborazione con il Giappone. Abbiamo costruito dei prototipi funzionanti, emissioni zero. Poi d'altra parte questa scuola è molto valida perché a parte i professori che ci sono molto disponibili e molto competenti in materia, disposti a fare progetti nuovi, e l'impegno appunto di questi ragazzi che si adoperano per lavorare, costruire qualcosa di importante e a passo con il progresso. Sono nato a Foggia nell'89 e all'età di 14 anni ho deciso che volevo rincorrere i miei sogni, quindi ho deciso di venire qua a Maranello per frequentare questa scuola, perché penso sarebbe il modo più facile per arrivare in Ferrari. Enzo Ferrari per me rappresenta una figura molto importante, perché è stato, anche se purtroppo non ho avuto
occasione di conoscerlo. È stata una persona, a mio parere, molto, molto di idee molto innovative. E lui, imponendosi degli obiettivi, è riuscito a costruire qualcosa di molto grande che è rimasto nella storia. E quindi io cercherò di seguire i suoi ideali per ottenere quello che voglio anch'io. Ferrari sceglieva sempre i suoi collaboratori in zona. Per anni e anni e anni i collaboratori della Ferrari sono stati scelti, al massimo Modena. Diceva che nella nostra zona c'era una classe operaia, una classe di lavoratori dipendenti, chiaro, operaio o anche impiegatizia, che erano molto attaccati al lavoro, molto bravi. Mi ricordo una cosa che diceva sempre Comenzo Ferrari, diceva che le fabbriche, prima di essere fatte di immobili, di macchinari, di attrezzature, sono fatte di uomini, che è l'uomo il patrimonio più importante di un'azienda. Lui aveva un buonissimo rapporto con tutti i suoi dipendenti. Li conosceva tutti, conosceva per la memoria che aveva tutti i familiari, seguiva tutto quello che era la vita delle sue famiglie, delle famiglie dei suoi dipendenti. E una grande cosa che ha fatto sì che la Ferrari fosse una famiglia, quando uno degli operai andava in pensione si premurava di assumere i figli. E mentre eravamo seduti siamo venuti a parlare di un mio carissimo amico che era anche lui nel consiglio di istituto e che purtroppo era morto, ed era un progettista del Formula 1, proprio nel reparto che lui seguiva maggiormente. Mettendosi a parlare di lui saltò fuori e disse: sì, è stata una grossissima perdita, e mi disse esattamente la data di quando era stato assunto. Io dopo andai a informarmi e in effetti era la data esatta che Zambelli era entrato. Pertanto sono rimasto veramente scioccato, perché era una memoria. Poi mi disse anche che era morto da poco Villeneuve, quante lettere aveva ricevuto, e disse 3.000, mi è sempre rimasto impresso, 3.820 lettere che aveva ricevuto per la morte di Villeneuve. Aveva un rapporto, direi quasi comico, con la commissione interna, perché a un certo momento, quando andavano dentro i commissari, andavano dentro dicendo: noi dobbiamo raggiungere quell'obiettivo, niente altro, state attenti, però quando venivano fuori molto spesso erano sempre dell'opinione del Ferrari e non la loro, perché cominciava per esempio alle 9 del mattino e finiva senza mangiare e bere verso sera, all'ora di cena. Sì, la volontà di qualcuno si fiacca anche per la stanchezza, per la fame, per la sete. Enzo Ferrari mi ha visto in officina questo ragazzino correre sempre avanti e indietro, e mi trovai dopo un paio d'anni in segreteria di Enzo Ferrari, e ho avuto anche di fortuna a lavorare con un grande uomo. È chiaro che le prime volte che sono entrato in questo ufficio il cuore batteva molto forte. L'uomo era un gran conoscitore di persone e sapeva scegliere la gente giusta a metterla al posto giusto. Un mattino mi chiama l'ingegner Ferrari e mi dice in dialetto: ma te ta seder, tu da questo momento sei il nuovo capo fonderia. Allora io, a sentire così, gli ho risposto: guardi ingegnere, che io ho la quinta elementare al fa, ma se te da visca gava più che te me. Appena pucchini, però vieni da una famiglia di persone oneste e io ho fiducia in te, sei il nuovo, vai e continua così. Un giorno mi chiamò dentro l'ufficio e mi disse: mettiti a sedere che adesso facciamo la corrispondenza. Io sapevo stenografare e mi vide che fui un po'
balbettante, tremolante di mano, che a quel punto lì ti prendi il panico interno, non riesci neanche più a scrivere. Enzo Ferrari non mi ha buttato fuori dall'ufficio o fuori dal cancello, ma parlato in dialetto modenese mi dice: ma tu hai la ragazzina e qua è la destra e sinistra che studi, hai fatto, allora ti metti a tuo agio, ti ha messo praticamente a tuo agio, mai in panico. Aveva piacere di vedere le cose che crescevano man mano, di verificare come venivano, come crescevano ogni 10 minuti. E veniva 7, 8, 10 volte al giorno in pista Fiorano con un 131 a vedere i lavori che andavano avanti. Ecco, questo era Ferrari, il controllore su tutto quanto, non ti lasciava mica tanto spazio. Tante volte partivamo da Bologna, tante sera, anche a mezzanotte, diceva: Dino, passiamo da Maranello perché c'ho i meccanici che stanno finendo una vettura che domattina va alle prove, passiamo a vedere in che condizione è la macchina. E infatti veniva qua, chiamava il gestore del cavallino e faceva portare del pane, una bottiglia di lambrusco e un salame per i meccanici, così lavoravano fino al mattino. In quanto all'officina, diciamo che lui raramente mancava un giorno, se per caso mancava, noi che lavoravamo dentro, cioè mancava qualcosa anche per noi. Per me, e penso per la mia generazione anche prima, una persona così non esiste e non esisterà mai. E ti teneva a lavorare al sabato, alla domenica, fino a ore tardi. Poteva anche pensare che a casa avevi un bambino che stava poco bene o la moglie che aveva bisogno. Casomai per andare a casa ti dava una bottiglia di lambrusco o il modellino per il bambino. Con questo ti pagava Ferrari. Aveva una particolarità, che non amava che i suoi dipendenti andassero in vacanza o in ferie, perché rimaneva solo. Lui non ha mai fatto né ferie, né Natale, né Pasqua, né 15 d'agosto. Le sue ferie erano la Ferrari di Maranello. Una mattina la signora Giuliana, la segretaria di Ferrari, mi ha chiamato e mi ha detto: ingegner Ferrari la vuole subito in ufficio. Allora sono andato là, mi ha detto: lo vedi questo qua? Dico: sì. Allora, fra 8 giorni c'è l'inaugurazione del ristorante Cavallino. Io ne vorrei uno alto 55 centimetri, poco più, poco meno. Però lo vorrei in bronzo, alto così come ti ho detto. Allora io ho risposto: ingegnere, domattina parto subito, vado a Torino, cerco di mettercela tutta e sperando di poterla accontentare. Mi ha detto: no, chiama la Giuliana un'altra volta, la sua segretaria, telefona alla moglie di Battilani che va a pranzo a Torino, telefona all'esperienza con un collaudatore che lo portino subito a Torino. Non sono neanche rientrato in foderia che sono montato su e via con un cavallino così, che poi questo mi è rimasto. Quando dopo 6 giorni gli ho portato il cavallino, mi ha detto: mi hai fatto un grosso favore, adesso te ne chiedo un altro. Dica, ingegnere, vai in fonderia, taglia i modelli a pezzettini. E ho tagliato il modello per farne degli altri a pezzettini, perché come quello lì ce n'è solo uno, quello davanti al ristorante Cavallino. Ma mangiavo un po' di tutto, era un po' lunatico, diciamo così. Mangiava la modenese, mangiava un po' di tutto, però aveva le sue idee. Se una cosa gli andava, se non la mandavi in re, poi brontolava con i pugni insieme alla terra. Quando andava un po' meglio la corsa, non le dico i batti che picchiava sulla tavola, che batteva come un passo, proprio bom bom bom. Tutti abbiamo i nostri pregi, i nostri difetti, allora anche lui aveva i suoi. Posso dire, mi era anche un po' affezionata, insomma, perché poi c'era l'ingegnere. Allora, quando c'era l'ingegnere, bisognava
bisognava dare rigare dritta, cioè. Mi ha regalato questo foulard, però me lo tengo caro perché proprio me l'ha dato lui. Allora, domenica veniva spesso con il signor Piero e la sua famiglia. E allora quando si vedeva la famiglia unita, si godeva anche faceva anche piacere. E si servivano meglio. Organizzava un pranzo il sabato, era la giornata sua festiva, era il sabato, in pista Fiorano con il ragionier Bensi e Scaglietti, il dottor Gozzi e Valentini e Dino, la guardia del corpo e l'autista, che eravamo sempre a pranzo insieme a lui. Diversamente poi si stava lì, si conversava e si chiacchierava, del più del meno, però sempre in dialetto, era una persona semplicissima. Era molto contento delle nostre riunioni, amava mangiare dei cibi piuttosto saporiti e, come dicevo, a un certo momento parlò del salame d'oca e io gliela andai a prendere alla comunità ebraica di Ferrara, dove sapevo che c'erano dei negozi anche, ma era talmente pepato che io lo assaggiai una volta sola e poi lo mangiò tutto lui. Sì. Amava l'aceto balsamico che gli regalava il dottor Caselli, che era il farmacista di Maranello, col quale avevo un buonissimo rapporto. Andavamo sempre a provare le macchine all'autodromo di Modena. Venne chiuso per problemi, chiuso l'autodromo, era preoccupato dove poteva andare a fare questi primi collaudi con le macchine. E gli venne in mente di costruirsi un circuito qua adiacente all'azienda e la chiamò Pista di Fiorano, in quanto era sotto il comune di Fiorano questo terreno. E nel 71 realizzammo l'impianto in 6 mesi, direi dalla primavera all'autunno abbiamo fatto questo impianto. L'impazienza di Ferrari, quando l'ingegner Cavazzuti armò il ponte, quello che passa sopra al rettifilo, e che ha detto: ma quanto tempo ci vuole prima di metterlo in funzione? Ma ci vogliono almeno 20 giorni. No, prima, 20 giorni. Anzi, 25, no, prima. Disarmammo il ponte, misero sopra dei pesi, crollò il ponte, dovevo rifarlo. L'impazienza di Ferrari, lo volevo vedere a tutti i costi, ma al cemento non si poteva ordinare. Lui praticamente si era tenuto una casa colonica a sua disposizione, c'era la stalla, il fienile e la casa del contadino. Che Ferrari, caso contadino, si è realizzato il suo ufficio, il mio ufficio e una sala riunioni. Nella stalla aveva fatto praticamente un salone per delle riunioni e nel fienile ci aveva messo l'ufficio studi, che allora faceva capo l'ingegner Mauro Forghieri. Quando al Cavallino l'ultimo gestore partì e non si trovava un cuoco che potesse essere valido, disse: ma come facciamo? Facciamo la cucina in pista. In pista abbiamo la cucina, la sala da pranzo, noi abbiamo tutto, ma è la cuoca la troviamo, ma ce lo possiamo permettere? Ho detto: anche una al giorno se vuole. Gli regalavo i carciofini sott'olio che faceva la nonna di mia nuora e diceva: Pina, i miei carciofini, gli regalavo. Allora li prendeva, si metteva nel piatto e poi diceva: li metta via. E io dicevo: e io? Ma facevo il musetto, eh? Ma Enzo Ferrari come carattere era, così era descritto dai giornalisti, come un burbero, come un drache, l'hanno definito in tanti modi, ma per me, che ci ho vissuto 20 anni a contatto dal mattino alla sera, posso dire che ero come un secondo padre. Padre padrone, perché
padre perché ci conosceva tutti, conosceva le famiglie, conosceva se uno era sposato, se uno aveva dei figli e si interessava anche in caso di bisogno di una famiglia o di un figlio, si interessava a loro. Padrone perché era padrone di un'azienda che lui credo abbia costruito con tanti sacrifici e sapeva praticamente che uno con una sigaretta fumando poteva incendiare l'azienda e distruggerla. Un progetto che usciva dalla fabbrica poteva essere copiato, ecco perché fece anche all'interno della sua azienda la fonderia, perché lui dei suoi disegni, della sua roba non voleva che andasse fuori niente. Esigeva, non dico come quando si dice un pilota, un calciatore, deve dare il 100%, credo che Ferrari volesse il 110% dei suoi dipendenti e ti sollecitava, ti spremeva, e però se vedeva che uno non era capace sul suo lavoro non ti ha mai buttato fuori dall'azienda, eventualmente ti spostava dal posto di lavoro. Era un personaggio, specie poi allora, un personaggio che per noi, per me specialmente, era irraggiungibile, era una cosa che creava soggezione, però era anche molto alla mano, era molto paterno, era un uomo che ti metteva in condizioni di libertà. Io mi ricordo varie volte che faceva anche battute. Una volta verniciavo dei particolari, li ho portati dentro, mi ha detto: li hai verniciati bene? Cioè, insomma, ho fatto il possibile perché... Mi ha detto: sì, voglio verniciati bene perché... In dialetto mi disse: voglio verniciate bene perché che chi burdiga un egerle che d'essa, oltre a chi va a Fort, sono anche molto belli. E sarebbe stato in quel periodo la Lotus. Lui era sensibile, una persona che anche dalla presenza burbera che aveva, era una persona di animo, una persona che era presente e disponibile. È sempre stato al mio fianco nel sedile anteriore, anche se aveva dei personaggi politici o degli industriali, li parcheggiava dietro ma non mai davanti, e lui si è sempre seduto al mio fianco. Era molto umano e sensibile. Con gli operai, quelli che si trovavano in difficoltà li aiutava. Questo lo posso dire per me perché mi ha aiutato anche a me, che ha avuto un incidente che se non c'era lui non sarei qua a parlare con voi. Io sono andato da Ferrari, ho esposto, ho fatto capire tutti i miei problemi che avevo, e lui da persona umanissima, perché in questo lato non lo dimenticherò mai, umanissima, si è interessato lui personalmente. Quando mi ha portato all'ospedale a Modena, avevo in tasca il cartellino della scuderia Ferrari. Allora i dottori erano già andati via, era alle 7 alla sera, erano già partiti. Allora lui è andato a casa, ha preso mia moglie, l'ha portato all'ospedale, ha cominciato a dire: quello che ci vuole, vecchio bisogna salvarlo, fuori. E allora è venuto il professore pediatrico, è venuto quello ortopedico, sono venuti tutti, hanno lavorato per 3 ore e mi hanno messo insieme. Sono venuto a casa, ho dato tutti i miei trambusti degli ospedali, vi discorrendo, e lo sono andato a ringraziare. Lui mi ha detto: quando si tratta di salute non bisogna mai ringraziare nessuno. Il giorno dopo ha chiamato mia moglie, il suo capo personale, l'ha mandato a chiamare mia moglie, è andata in scuderia, le ha detto: signora, lei non si deve rivolgere né ai fratelli, né alle sorelle, né ai cognati, vecchi della Ferrari, ci pensa Ferrari. Dice: posso dirti solo una cosa, che io non sono mai venuto a trovarti perché vi discorrendo, ma sapevo come stavi ora per ora. E questa è stata una cosa che a me mi aveva anche commosso un bel po'. E l'unica cosa più emozionante che io ho avuto è che si tolse gli occhiali, che io non l'avevo mai visto senza gli occhiali di Ferrari. Burbero lo era quando lo voleva fare, ma era pericoloso quando era in silenzio e aveva il cappello di traverso. Quando aveva il cappello di traverso era meglio tagliare l'angolo, perché qualsiasi cosa che poteva succedere era senz'altro una cosa non gradevole. La mia giornata con Ferrari era partire dalle 7 del mattino, che alle 7 e mezza andavo a prendere i giornali e poi andavo in casa, glieli consegnavo, gli preparavo il caffè d'orzo e poi
si metteva a leggere per un'oretta i giornali e poi partivamo per il solito giro. Cimitero, barbiere e Maranello. Ultimamente, gli ultimi 10 anni, il barbiere andava a casa sua a fargli la barba, saltava il cimitero e arrivava praticamente direttamente in pista Fiorano e le prove, e per lui le prove erano ossessione. Ogni mezzogiro, voleva sapere già a mezzogiro che facevi il pilota, che tempo aveva realizzato, se aveva migliorato o peggiorato. Cioè la sua curiosità non ti lasciava neanche finire un giro di pista a un pilota. E c'era sempre praticamente l'informazione continua a questo signore anziano, che diventava anziano Enzo Ferrari. Ferrari ci teneva tantissimo per i suoi anziani, quelli che andavano in pensione, che voleva rivedere. E tutti gli anni era stato istituito un incontro a maggio dove lui era presente e veramente stava in mezzo alla gente, si lasciava toccare, tutti gli davano la mano, eccetera. E poi in quell'occasione venivano date anche i premi e poi c'era il pranzo. E allora che c'eravamo in pochi, diciamo pochi, relativamente pochi, ma sempre più di 200, stavamo a mangiare in mensa, quindi c'era il pranzo in mensa. Ecco, questo è stato fatto fino praticamente alla sua morte. Ferrari era uno che, a mio avviso, teneva tantissimo ai suoi dipendenti e quando ha compiuto 90 anni, per festeggiare il suo compleanno, l'ha voluto fare solo con i suoi dipendenti, quindi ci sono state tante pressioni esterne, ma non ha preso nessuno, e ha fatto un pranzo e abbiamo fermato la fabbrica, 1800 persone a sedere in fabbrica e abbiamo pranzato con lui. Ha dedicato proprio la sua vita alle macchine da corsa più che altro, anche alle altre come queste, però lui aveva le corse nel sangue e le ha portate fino alla fine. L'ultimo incontro è stato l'8 di luglio dell'88, l'ultima volta che è venuto Maranello. Quella volta lì non è venuto in ufficio e quel giorno lì l'ha vista 3 persone. Io, la Giuliana, l'altra segretaria e Michele Alboreto. E abbiamo parlato della visita del Papa, perché alla fine di giugno era venuto il Papa Wojtyla a visitare la Ferrari. I giornalisti scrissero che aveva incontrato Ferrari perché il Papa era entrato nella casa che c'aveva Ferrari in pista, ma si sono solo parlati per telefono. E abbiamo parlato della visita di Ferrari e lui mi disse, la visita del Papa, e lui mi disse: mi spiace di non averlo incontrato perché era l'unico prete da cui mi sarei fatto confessare. Perché lui mi disse, perché quel papa lì, prima di diventare sacerdote, diventare papa, è stato un uomo che ha lavorato in fabbrica, ha fatto l'attore, ha avuto delle fidanzate, cioè conosce i problemi della vita. E purtroppo non l'ha incontrato, però l'ha confessato prima di morire Don Galasso Andreoli, che era il cappellano della fabbrica Ferrari di Maranello, che era un cappellano di Modena, che a un certo punto, quando ho capito che il commendatore era alla fine, andò a trovarlo e gli disse: commendatore, non è mica il caso che chiami un collega. Lui pensava di chiamare un monsignore e Ferrari gli ha dato una risposta che lo ha gelato. Gli ha detto: io mi confesso da quel prete che ho già. E lui gli ha detto: ma chi è quel prete che ha già? Ha detto: lei, te. E si è fatto confessare dal cappellano di Fabio. Ad un anno dalla sua scomparsa sono stato coinvolto dal comitato, dalla sagra di Maranello, per fare qualcosa l'anno successivo per ricordare Enzo Ferrari. L'avvenimento è stato una mostra che abbiamo fatto prima ancora che venisse inaugurata la Galleria Ferrari. È stata un'occasione di far tirar fuori a tanti meccanici che sono stati veramente vicini a Enzo Ferrari tutto quello che avevano come ricordi. Ha avuto un successo enorme, oltre ogni previsione, è venuto gente da tutto il mondo a vedere questa mostra. Era una mostra veramente povera dal punto di vista organizzativo, ma importante dal punto di vista di quello che si metteva in mostra. A noi che gli eravamo vicini, tutti gli anni per Natale ci regalava del Lambrusco. E ero io che lo ordinavo. La cosa che mi ha stupito, lui è morto il 14 di agosto dell'88 e io il 1 dicembre dell'88 vedo arrivarmi a casa mia col corriere 48 bottiglie di Lambrusco col biglietto Enzo Ferrari, perché mi sono meravigliato, non avevo ordinato niente.
vado a parlare con Piero Ferrari e gli ho detto: Piero, ho ricevuto il Lambrusco, non vorrei che il fornitore era talmente abituato a mandarlo tutti gli anni che si sia sbagliato, che poi arriva la fattura. Piero mi ha detto: Valerio, non preoccuparti, mio padre in giugno, quando ho capito che era la fine, ha chiamato il fornitore, gli ha detto: voglio che anche quest'anno i miei collaboratori abbiano il vino come gli altri anni. Dice: quando arriva la fattura, Piero, tu me la porti e ci penso io a pagarla. Questo era Ferrari. Io quelle bottiglie lì non le ho mai bevute, le ho regalate via a tutti gli amici appassionati, clienti Ferrari, appassionati della Ferrari, perché era il ricordo più bello di Enzo Ferrari, che stava morendo e ha pensato ancora una volta ai suoi collaboratori. Questo era Enzo Ferrari.